ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Un po' in ritardo, ma ci siamo. Commentiamo gli ultimi scambi del mercato NBA perché ieri si è concluso ufficialmente. I free agent possono ancora firmare, però ieri si è concluso ufficialmente il mercato degli scambi, mercato che ha dato veramente tante novità, tra cui il passaggio finalmente possiamo dire, di Fultz a Orlando. Ma questo ne parleremo nel video, perché forse è la chicca della giornata del mercato, quella di Fultz a Orlando, la prima ex scelta del draft che abbandona definitivamente Philadelphia. Partiamo subito, oggi c'è anche Matteo, mio amico, a commentare qua insieme questo ultimo giorno di mercato NBA. Allora, la prima trade che commentiamo è quella che ha dato il passaggio di Tyler Johnson da Miami a Phoenix. A Phoenix serviva un giocatore che portasse sul pallone, in parole povere, perché era senza playmaker. E arriva da Miami un giocatore con grandissima esperienza. Sì, Ryan Anderson, che comunque ha già fatto varie serie di playoff e può portare sia esperienza, ma anche può aprire il campo e per la penetrazione delle guardie, ad esempio, visto è rimasto Dwayne Wade, oppure anche McCruder. E invece Tyler Johnson porta invece un po' di più versatilità in attacco, di sicuro, rispetto a un Brandon Knight che nel passato. Sicuramente anche l'aggiunta di Ellington, che poi è stato però tagliato. Ellington è stato tagliato perché il reparto guardia era già saturato. Ok, e poi Ellington è un giocatore che ha la giusta esperienza per giocarsi le sue carte playoff. Detroit avrà, speriamo, perché col roster che si ritrova con una coppia Drummond e Griffin, non essere tra le prime otto a est è uno scandalo, secondo me. Sì, Ellington serve, è quel giocatore che può servire a dare una spinta in più in questo ultimo rush finale. È anche uno che apre il campo. È uno che apre il campo, perché Ellington è comunque un ottimo tiratore ad alte percentuali, e con l'aria intasata con Griffin e Drummond, che occupano appunto il pitturato, di sicuro serve un giocatore che apre gli spazi e che finalizzi gli scarichi. Ok, allora parliamo anche dell'altra trade che si è finalizzata un po' prima della trade deadline dell'ultimo giorno, quella che ha portato Otto Porter Junior a vestire la maglia dei Chicago Bulls, invece in cambio Bobby Portis e Jabari Parker hanno fatto il percorso inverso. Qui mi sbilancio un po' e dico che secondo me Chicago ci ha guadagnato tantissimo e si vede che sta proprio puntando su rinfondare una squadra, ma partendo dai giovani. Bobby Portis e Jabari Parker potrebbe sembrare una contraddizione dopo quello che ho appena detto, ma in verità era già una zona del campo, l'ala grande, che era già occupata, ben coperta. E poi aggiungo un attimo una cosa: secondo me Bobby Portis, che è in scadenza di contratto, Chicago non voleva assolutamente. Sì, Bobby Portis può cercare un contratto molto più alto. Esatto, ma Chicago non voleva darglielo, secondo me. È quel punto, lo scambio, ottieni qualcosa in cambio invece di perderlo a zero, diciamo. Esatto. E invece Jabari Parker secondo me non ha convinto al massimo in questo inizio di stagione. Jabari Parker veniva da degli infortuni grossi, l'inizio di stagione non è stato convincente, si era un po' incominciato ad abituare, ma si pestavano un po' i piedi a vicenda con Lauri Markkanen, che poi comunque le caratteristiche difensive sono simili, cioè non sono dei eccezionali difensori, esatto. Quindi hanno preferito magari puntare su quello che avevano già in casa Bulls e scambiare appunto per Porter e trovare appunto un'ala piccola che possa giocare decentemente, cioè possa giocare più che decentemente e essere una garanzia, perché Denzel Valentine non si trova nello schema dei Bulls per ora e sta giocando veramente poco. Quindi ok, quindi secondo me Parker giustamente se ne va, prova ad andare a Washington, che vivrà una stagione secondo me molto difficile il prossimo anno, perché senza John Wall, con l'infortunio incredibile che ha subito l'altro giorno John Wall, vivrà una stagione molto difficile. E comunque un giocatore così, in un ruolo che alla fine deve fare il suo senza preoccupazioni di playoff o altre cose, e Parker secondo me può fare il suo comunque a Washington. Secondo me già Jabari Parker è più in un anno di transizione, deve trovare continuità assolutamente prima e poi non è detto che rimanga, esatto, perché il contratto prevede una team option, esatto, quindi sarà Washington a decidere se tenerlo in squadra per il prossimo anno oppure rimandarlo tra i free agent nell'estate prossima. Mentre Bobby Portis nel contract year, quindi sta cercando di spingere al massimo e fare più statistiche possibile per appunto avere un contratto più alto, e può anche strapparlo effettivamente. Ok, parliamo ancora di Washington e di Markieff Morris, che saluta la squadra e se ne va
Ah, New Orleans per poche ore, però. Sì, è stato subito tagliato, fra l'altro. È una mossa di Washington, sicuramente. Sempre in funzione dell'anno prossimo, che secondo me Esatto. Washington alla fine deve puntare, secondo me, al draft del 2020, perché avrà un anno di transizione senza John Wall, senza il suo miglior giocatore, quindi secondo me rifonda la squadra giustamente per puntare al E inoltre draft. Brady Beal non è neanche detto che rimanga, se si sentivano rumors di Esatto. scambi, quindi stanno pensando sia di pulire un po' lo spazio salariale che inoltre di acquisire più giovani possibili. Esatto, e per quanto riguarda Marquise Morris, sono i Los Angeles Sì. Lakers che potrebbero firmarlo nelle prossime ore. Anche questo è un giocatore che apre il campo, adatto a giocare Che con ha esperienza LeBron, playoff. esperienza playoff sicuramente. E appunto potrebbe essere una scelta che Magic Johnson farà appunto di firmarlo perché abbiamo visto lo scambio che hanno fatto con i Clippers, Ok, Muscala. ne Sì. parleremo, che scambio dopo 36 anni, le due squadre sono scambiate due giocatori, era una cosa un Esatto. po' strana, una cosa un po' strana, che però è venuta ieri sera. E allora parliamo di questo scambio che ha visto Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers scambiarsi, precisamente, Ivica Zubac e Michael Beasley sono andati a Los Angeles con da Clippers, possiamo dire, che erano già a Los Angeles. E invece dall'altra parte arriva Mike Muscala. Sì, uno scambio tutto californiano, anzi proprio di Los Angeles. Mike Muscala è un giocatore di sicuro più adatto a LeBron James perché apre il campo, comunque anche lui è uno di quei È giovani anche un centri. tiratore, Sì, è quindi un sì. E tiratore, è uno di quei poi a geni. Filadelfia giocava anche un buon minuto, giocava sui 25 minuti, Sì, lui, all'incirca. esatto. Comunque era un giocatore che aveva fiducia da Bert Brown. E sì, adesso vedremo perché con i Clippers si è un po' perso, in effetti non l'abbiamo visto moltissimo, ma dispiace per Zubac ovviamente perché poteva essere un gran giocatore, ma evidentemente Non ha convinto, non ha non convinto. rientrava nei piani effettivamente. Esatto, anche perché dopo la partita di Natale, dove riuscì veramente a fare una cosa incredibile di una statistica, Esatto. non è comunque, non entrava nel progetto, secondo me, dei Los Angeles Lakers I alla Clippers fine. probabilmente punteranno anche molto su Zubac questa stagione dopo il taglio di Gortat. Esatto, sì, Anche Gortat che viene se questo è più tagliato. in prossimità di tankare, cioè questo taglio è Sì, stato fatto per esatto. tankare. Sì, perché i Clippers secondo me non hanno veramente, diciamo, speranze di andare ai playoff, non hanno voglia di andare ai playoff e uscire al primo turno, dicono prendiamo una scelta al draft La piuttosto. stagione di Clippers è stata un po' strana perché nessuno si aspettava che questo mucchio di giocatori, perché alla fine erano tutti giocatori che per la Esatto, prima volta sì, è si vero. trovavano in squadra, facessero questo tipo di stagione, cioè potessero garantire un posto ai playoff anche da settima o ottava posizione. Si aspettavano più una stagione media, la decima posizione, ma Invece hanno sicuramente fatto molto molto bene all'inizio, poi così così, poi sono di nuovo ripresi, adesso però sono adesso. settimi però, o se no scusate, sono ottavi Clippers, che però con questo roster qua decisamente non andranno ai Sì, playoff. adesso fiutano il pericolo appunto di Sacramento che si è rinforzata e penso che il problema Esatto. dopo è appunto anche dei Lakers che LeBron è tornato dopo un mese e comincia adesso a mettersi le scarpe e non andare più con le ciabatte. Esatto, beh, comunque sarà una lotta a due, insomma, tra Sacramento Sì, Kings e Los Angeles Lakers per l'ottavo e adesso posto. anche i Clippers possono testare tutti i giovani che stanno un po' provando perché hanno Esatto, ricevuto sì. già Michael Green dai Memphis, un altro scambio. Che Eh sì. serve sia ai Memphis per dare più spazio a Jaren Jackson, prodotto di Michigan State, molto molto versatile su entrambi i lati del campo, ma Garant Temple è andato ai sì. Clippers e invece il percorso inverso l'ha fatto Avery Bradley, Avery che ormai ogni, diciamo, trade deadline viene Bradley. Sì, scambiato. Avery Bradley è un po' il jolly da giocare. È un giocatore Dopo 5 anni al fidati a Boston. Boston, non è mai riuscito a trovare una squadra che gli desse fiducia. Detroit. Boston, sì, dopo Boston è più appunto riuscito a trovare una squadra. Memphis col suo stile di gioco, molto difensivo, fra l'altro, ultimamente l'ha un po' perso, ovviamente, perché si sono adattati ai tempi, ma può essere una squadra che trova Bradley giusto nel suo. Sì, no, ma è un ottimo giocatore. Memphis poi non ha queste ambizioni, questo di andare ai playoff, Sì. oppure, quindi, È tutto un secondo anno per sperimentare, me. ma come i Esatto. Clippers, appunto, provare appunto Zubac, provare Jaren e già Michael Green. Esatto, è un buono scambio. Parliamo di Sacramento, che abbiamo detto che si è rinforzata Sì. tantissimo in questo finale di mercato. Parliamo della trade a 3 che ha portato Alex Barnes a vestire la maglia di Sacramento Kings. Ok, beh,
Allora, diciamo, sì, è vero, allora partiamo dalla trade che si è creata. Allora, Brandon Knight e Marquis Chris sono andati da Houston, dove erano arrivati via Phoenix, sono andati decisamente a Cleveland, mentre il percorso è inverso: a Houston sono andati invece via Sacramento, abbiamo detto, Shumpert e Stauskas, poi ne parliamo del giro che ha fatto, e Wade Boldin a Houston, e poi infine, come abbiamo detto, Sacramento ha ricevuto Alex Barks da Cleveland. Sì. Allora, di sicuro possiamo dire che Alex Barks è un buon rinforzo per raggiungere i playoff. Sì, comunque, esatto. Se è una cosa che si può dire, Sacramento vuole i playoff. Sì, sì, Sacramento quest'anno vuole decisamente i playoff, poi ha fatto altre azioni. Sì, l'arrivo di Harrison Barnes è veramente clamoroso questo. E Alex Barks penso partirà dietro comunque Buddy Hield. Sì, sì, beh, Buddy Hield sta facendo una bellissima stagione. Però appunto dalla panchina è tanta roba. Porta energia dalla panchina Alex Barks. E scambiare comunque Shumpert, che non si trova, non si trovava. Aveva iniziato bene sì, la stagione, però non è quel giocatore che in questo momento ti fa fare il salto di qualità. Alex Barks a Cleveland aveva un buon minutaggio, sempre dalla panchina, quindi è un giocatore che è già abituato ad uscire dalla panchina, e a Sacramento può fare veramente molto molto bene. Brandon Knight invece si ritrova ancora a essere scambiato per l'infortunio, quello che ha subito al crociato è pesante. Tornare ai livelli, comunque Brandon Knight era un buon giocatore. Sì, il problema di Brandon Knight è che si basava anche tanto sull'isolamento, e quindi esatto, molte squadre ormai non, questo tipo di giocatore è difficile da inserire, integrare, esatto, in una squadra. Mentre Chris invece è un giocatore che vedo già più futuribile per Cleveland, giovane, atletico. Sì. Potrebbe essere un giocatore che vedremo nel futuro di Cleveland. Sì. Speriamo, perché è un giocatore si è un po' perso. Sì, è un po' una coppia di Larry Ness, diciamo. Ok, sì, però, sì, esatto. Però comunque è, diciamo, un Larry Ness un po' più difensivo da questo punto di vista, mentre Larry Ness ha un po' più di opzioni offensive, quindi si riescono a completare entrambi. Ok, parliamo di Nick Stauskas. Giro incredibile, sì, 4 Nick squadre Stauskas in pochi giorni. Sì, è finita Houston con questa trade, ma di sicuro Houston non avrebbe trovato nessuno spazio, ma neanche Wade Baldwin. E poi è finito, abbiamo detto, a Indiana. Alla fine è finito Indiana. Sì, Indiana che deve probabilmente è finito per i diritti di Martin Lunen, se non sbaglio. Sì, esatto. È finito Indiana per cercare di colmare il vuoto lasciato da Oladipo, che mi sa che è fuori fino a fine stagione. Esatto, sì, però comunque da quello che girano le voci di mercato, Wesley Matthews dovrebbe essere il colpo di mercato dei Pacers per quanto riguarda di rinforzare la ruola di guardia, visto che hanno avuto quell'infortunio. Wesley Matthews potrebbe essere un grandissimo colpo di mercato, perché ha preso a zero. Nick Stauskas è un tiratore, niente di più. Matthews è un giocatore, sì, e anche tiratore. È il tipico trendy free and dance. È un difensore e tira da tre. Poi l'esperienza, esatto, in playoff Portland comunque fa tanto. Anche gli ultimi anni Dallas, comunque, anche se non è riuscito a fare i playoff, però comunque... Il problema di Wesley Matthews ovviamente Dallas era stato il contratto folle. Esatto, sì, è giusto, esatto. 16 milioni. E quindi, allora, secondo me, Sacramento esce molto molto rinforzato da quel scambio di Bucks. Parliamo invece di un altro scambio che ha portato Portland nell'ultima Portland attiva dopo tantissimo tempo, con lo stesso roster, in cui il roster non si modificava. Ha aggiunto nella giornata di domenica Rodney Hood, che è comunque un buon tiratore, può uscire dalla panchina, può fare il suo già contro San Antonio, 14 punti nella notte, e adesso nell'ultimo giorno ha preso Scalabissir, e fantasma a Sacramento dopo solamente un buon college e un college basketball, invece a Portland è andato Scalabissir, a Sacramento è andato Suoning, ma anche lui è buona anche Summer League, che ha vinto anche l'MVP con i Portland 2 anni fa alla Summer League, però non è riuscito comunque a fare quel salto di qualità in NBA, era sempre, diciamo, nelle rotazioni, però non riusciva a prendere minuti. Sì, sì. Allora, penso che Scalabissir difficilmente avrebbe trovato spazio a Sacramento ormai, perché Marvin Bagley sta facendo una stagione fenomenale. Esatto, sì, sì. E quindi anche là il settore giusto cambiare aria. Sì, giusto cambiare aria. E invece Rodney Hood comunque finire a Portland è un grande affare, perché partire dietro McCollum, è vero, parte dietro McCollum, ma comunque come sesto uomo è un giocatore che porta punti e che comunque dà già garanzie, perché sia Cleveland che aiuta
ha fatto vedere grandi cose. E il contratto mi sa che è anche annuale, quindi Sì, diciamo quindi è buono, buono. anche per È lui è un giusto anno di cambiare aria, prova. porta un po' a giocare, secondo me può trovare spazio, anche perché sarebbe giusto almeno che dimostri qualcosa a questo giocatore che Sì, al sì. college veramente aveva un po', diciamo, aveva fatto bene, invece in NBA non ha mai avuto questa chance a Sacramento Di di... brillare, sì. Esatto. Abbiamo parlato del taglio da parte di New York di Wesley Matthews che finirà con molte probabilità a Indiana. Parliamo di un altro taglio di New York, quello di Enes Kanter. Sì, Enes Kanter, anche questo è finalizzato sicuramente a creare spazio salariale, perché comunque E Enes anche a Kanter, divergenze con la sua età, sì. comunque, che nell'ultimo periodo non si erano molto capiti e non c'era proprio questo feeling tra Kanter e New York. Sì, adesso appunto vedremo quali saranno le opzioni. Si dice Boston, Boston interessata, non sarebbe male come aggiunta, anche perché comunque un centro può far comodo per cambiare sicuramente il sistema di gioco, perché ricordiamo che Boston gioca con Horford centro, però Horford non è stato spostato centro, Horford è un'ala grande, e con Kanter, se Kanter dimostra di essere quello di Oklahoma di playoff del 2016, potrebbe anche prendere il posto di Sì, titolare. beh, abbiamo già visto episodi di convivenza con altri centri comunque di Kanter, pensiamo a Steven Adams, Ecco, sì, quindi è un quindi è un giocatore giocatore che è comunque. abituato a giocare un altro lungo e anche se l'altro lungo in questo caso era un lungo un po' più tipico, un po' alla vecchia Come maniera come Adams. Adams, adesso dovrà adattarsi a giocare con Horford che non dico condivida le opzioni offensive perché Horford è un giocatore dall'intelligenza mostruosa, secondo me è anche un giocatore che può fare di tutto in attacco. Però anche come Kanter ha un tiro dalla media e anche un discreto bagaglio di movimenti sotto canestro. Ok, allora parliamo sempre di Sacramento. Io mi ho detto che Sacramento dopo Bucks ha preso anche Barnes. Questa trade ha fatto discutere il mondo intero, possiamo dire, perché è stato scambiato mentre stava giocando contro Charlotte in campo, terzo quarto. Sì, c'è Barnes, stato anche LeBron. LeBron che ne ha parlato, quindi Sì, ha un po', è stato al centro diciamo. dell'attenzione. Forse per i motivi sbagliati, perché comunque Barnes è una scommessa. In questi anni a Dallas doveva dimostrare di essere un giocatore che valeva quel contratto, se n'è andato via da Golden State per questo Esatto, sì. motivo, e invece ha fatto buone medie. Non è quel giocatore che ti Sì, può spostare l'equilibrio, diciamo. Però secondo comunque è un giocatore che il suo lo fa. A me Sacramento serve un giocatore che metta punti e Barnes i è un. Dimmi. Tutti punti. li ha messi, 20, 20 Esatto. punti di media anche È un riuscito ad giocatore arrivare l'anno che scorso. nasce da un isolamento, ha un buon tiratore. Non è una stella, non Anche molto sarà mai una atletico, sì, stella. esatto, ma Però anche molto ricordiamo che il atletico. record di tutti i tempi di Golden State c'era Barnes Sì, di sì. tetto, quindi non è quel giocatore che ti sposta gli equilibri, ma nel giusto Sì, è sistema un giocatore che performa nel giusto può sistema. fare la differenza. E appunto anche questo è uno scambio che serve a Sacramento per tentare a tutti i costi la corsa playoff. Corsa playoff, quindi rimane tra Los Angeles Sì. Lakers e Sacramento Kings per l'ottavo posto. Lakers che invece non si sono molto mossi sul mercato, anche Tutti si per aspettavano il colpo Anthony li ha Davis, visti ma Anthony Davis è invece rimasto. Dams Johnson, l'asse Dams Johnson non ha funzionato, nonostante comunque l'offerta più che generosa dei Los Angeles Lakers, Più che offerte. offriva, sì, l'ultima erano arrivati addirittura a Sei offrire giocatori. sì, un quintetto di giovani, Lonzo Ball, Kuzma, Josh Hart, Ingram. Ingram e Zubac, che non era ancora stato tradeato dai Clippers, Anche e Beasley, Rondo, Beasley, c'era e anche sì. giocatore di esperienza perché Rondo. E più scelte per solo Anthony Davis più Solomon Hill per ripareggiare il salary Che solo cap. Mila aveva un bel contrattone Sì, dietro che si portava a Los esatto. Quindi, Angeles. e nonostante questo, Demps ha rifiutato appunto l'offerta pensando di riuscire a trovare Un'offerta migliore che migliore. potrebbe arrivare, io sorrido perché tifo Celtics, potrebbe Arrivare da arrivare Boston. da Boston in estate. L'offerta che tutti stanno parlando in queste ultime ore è quella che prevede Jason Tatum, perché comunque Jason Tatum è l'ago della bilancia, come ho già detto nel video precedente, Tatum, Horford, Smart e Williams, che è un giovane comunque di buona esperienza, che quando ha giocato ha fatto il suo in questa prima parte di stagione, e tre prime scelte, veramente un'offerta veramente troppo esagerata secondo me. E io non venderei mai Jason Tatum, perché comunque è un giocatore, questa parte di stagione è un po' acerbo nelle ultime partite, perché comunque ricordiamo che ha 20 anni, quindi non puoi aspettarti questo grande salto di qualità, però comunque è un giocatore che tipo tra 10 anni può fare la differenza. Sì, Jason Tatum certamente è un giocatore che fa la differenza. Per
Il punto è che anche questa è un'offerta spaziale per un unico Per un giocatore unico che non si giocatore. non puoi sapere se rifirmerà. Appunto, Anthony Davis era più certo di rifirmare a Los Angeles secondo le Ricordiamo il informazioni. passato. Si arrivò anche a 7 giocatori per uno, pensando a Kevin Garnett da Minnesota a Esatto. Boston. Però in quel caso l'unico giocatore, diciamo, considerato forte forte era Al Jefferson. Sì, E esatto. poi gli altri erano tutti Anche comprimari che andavano a contribuire allo scambio. Ma in questo caso lo scambio, ma in questo caso stiamo parlando di giocatori forti, perché Marcus Smart sta giocando una buona stagione. Horford è un signor giocatore. E poi Williams è un giovane che può solamente crescere. Jason Tatum è una futura star. più che E poi anche giocatori. quello dei Lakers era uno scambio veramente troppo troppo grande per un Più unico giocatore. giocatori forti e integrati così bene nel sistema, soprattutto per Marcus Smart, è un giocatore che da anni gioca con Stevens. Esatto, un Celtics nato, Un cresciuto certo. e spero rimarrà, perché comunque lui quando Esatto. gioca ci tiene alla maglia, è uno dei pochi Quindi forse. era un rischio troppo alto, secondo me non valeva la candela. Danny Ainge, Vedremo, sì. cosa succederà a luglio, che comunque tutto dipende anche da cosa farà Irving, Luglio. perché non è detto che rifirmi a Boston come nelle ultime settimane è venuto fuori, quindi è una cosa da vedere a luglio. Vogliamo parlare di altre due squadre che invece adestano rinforzandosi Eh sì, per le corse playoff. Toronto ha fatto veramente un bellissimo scambio, è Sì, arrivato questo. Marc Gasol, giocatore di esperienza. Giocatore eccezionale che a Memphis non aveva più trovato stimoli e Aveva bisogno di aveva stimoli. bisogno di Perché anche stimoli. a 34 anni il tuo l'hai dato, adesso devi cercare di portare a casa qualcosa. È un giocatore che serve di sicuro a completare la rosa. Non sarà la prima scelta come lo era Memphis, ma già da un po' da tempo Memphis stava puntando di più come prima opzione offensiva su Mike Conley, ritornato dopo un infortunio e recuperato a pieno. Memphis ha ceduto Marc Gasol, che comunque era un contratto molto grosso, oneroso, era un contratto di uno degli ultimi 2 anni. Ok, e Sono. da Toronto comunque non è arrivato gratis a Sì, non è Toronto arrivato comunque, perché gratis. Toronto paga tre giocatori. Ha perso Valanciunas, che Ok, però era che era ormai fuori in fuori questo dai. momento. Era infortunato, tornava nella notte, aveva scritto I am back su Twitter e subito niente. tradato. Se, comunque È sono brutto, il 16. mercato È NBA. un business, è un È un business. business, è un business. 16 milioni comunque non sono pochi di contratto di Ok, poi vanno Valanciunas. via comunque due giovani che stavano giocando. Dallon Wright. Dallon Wright, un giovane, Giovane perché Sbrillante. J.J. Miles è un giocatore di esperienza, però va via J.J. Miles, che è comunque un tiratore, un difensore, Esatto, che va J.J. via. Miles è anche un giocatore da playoff, soprattutto. Esatto. Hanno puntato Quindi un. arriva Marc Gasol, ma ne partono tre che comunque erano buoni. Dovrebbero essere anche giocatori in scadenza o sbaglio? No, forse J.J. hanno la Miles player forse option. dovrebbe aver rifirmato in estate 4 anni a Ah, 4 anni. Toronto. In teoria, se non sbaglio, se non sono informato male, aveva appena rifirmato. De Dora Wright invece era un giocatore che usciva dalla panchina e dava veramente il suo, anche un tiratore buono dal perimetro. Quindi sì, arriva un giocatore ovviamente come Gasol, però Toronto comunque perde tre giocatori. Ora comunque Toronto può contare comunque su un quintetto Ecco, titolare non molto capisco, variegato. ti faccio una domanda. Non capisco perché Toronto, essendo seconda a poche partite di svantaggio da Milwaukee, voleva scambiare a tutti i costi Kyle Lowry. Allora, chissà perché voleva scambiare Kelly Oubre. Probabilmente col nuovo allenatore non si trovano. Cioè, con Dwayne Casey era il perno dell'azione. Ma Ok, adesso cambiando cambiato allenatore, dici totalmente e che. anche totalmente squadra. Ok. Perché comunque ha cambiato, passare da DeRozan, che è un giocatore che isola, Esatto, e a Leonard è più Leonard, che è un completo. giocatore, sì, più completo, un Sì, è più giocatore che completo, non c'è. anche agisce sugli scarichi molto bene, Ok. è un cambiamento E totale. quindi Però si pensi che un giocatore potrebbe. come Mike Conley avrebbe portato di più qualità a Toronto? Perché se ne era parlato nelle Sì, ultime ore di un possibile se n'era scambio. parlato. Io penso invece di no, perché. Cambiare Michael, totalmente da. Do, cambiare cambiare totalmente. regia a metà stagione è sempre una scommessa. Ok, e poi inserire due giocatori che Curry. provengono dalla stessa squadra, il nuovo team Ma che punta al titolo. Secondo me è una scommessa è troppo troppo grande. grande.
e probabilmente gli hanno anche chiesto tanto come quelli di Memphis per Mike Conley. Esatto, perché secondo me non avrebbero mai accettato quello scambio che aveva proposto Toronto. Toronto prevedeva, cioè lo scambio tra Toronto e Memphis prevedeva Kyle Lowry e Valanciunas in uno scambio a parità praticamente tra Gasol e Conley. Comunque sembra che comunque la coppia Lowry-Leonard non stia funzionando male, anzi, secondo me è molto più efficiente di una coppia con Lowry-DeRozan, quindi E attenzione a non... Pascal Siakam che sta facendo una Sì. stagione veramente incredibile. Stanotte 33-14 ad Atlanta, ok, l'Atlanta che è comunque una squadra che non sta puntando ai playoff, però ragazzi 33-14 bisogna farli. Ecco. Sì, sono punti nel referto, Ecco. sono tiri segnati. Abbiamo aperto il video parlando, poi continuiamo comunque anche di come si sono rinforzate le altre squadre est, ma abbiamo aperto il video parlando di Fultz che abbandona Philadelphia, quindi niente the process con Joel Embiid e Ben Simmons, ma va a Orlando. Philadelphia, esatto, va Orlando in cambio di Jonathan Simmons, Che è un buon che giocatore dalla panchina. Ecco, finalmente avremo un Simmons che sa tirare da tre. giusto, giusto, perché quell'altro ha tirato da metà campo contro Utah e ha preso il ferro, però questo è stato l'unico tiro da 3 punti nella sua carriera per essere in NBA. Sì, Simmons è un giocatore che serve a completare il roster. Fultz, anche questo è un rinforzo, comunque in vista playoff per i Philadelphia. E Jonathan se, Simmons può dare dopo, minuti. sì, esatto, dopo la trade fatta con i Clippers, a cui è arrivato Tobias Harris, Beh, Tobias Harris l'ho commentata io, però ragazzi, e era stata una cosa veramente pazzesca. dopo la trade, soprattutto con Butler, Philadelphia si era ritrovata veramente con la panchina molto corta e Anche serviva. perché non è una cosa temporanea, perché Esatto. Philadelphia vuole rifirmare sia Butler che Tobias Harris in estate e formare un Big Four Esatto, per molti e anni. quindi rinforzare la squadra in panchina era l'unica opzione possibile per durare Ok. fino a fine stagione, perché non si può andare avanti a giocare con sei giocatori in stagione regolare e poi tentare l'assalto ai playoff. Proprio per rinforzare la panchina, oltre a Jonathan Simmons, nello scambio di Fultz, è arrivato anche James Ennis da Houston. Sì, esatto, che Altro giocatore appunto. che può aiutare dalla panchina. Esatto. Ma ritornando un attimo su Fultz, invece, che appunto non ha infortunato e non poteva Dare il suo il tributo contributo, però comunque non quest'anno. abbiamo mai visto questo giocatore. Questo giocatore non l'abbiamo mai visto al 100%, quindi non possiamo giudicare Anche cosa. Elton Brand, il GM dei Philadelphia, si è detto Ok. indeciso, ma ha preferito sfruttare questa occasione. Secondo me ha fatto bene perché comunque è una squadra che ha talento adesso, non ha più scuse Philadelphia. Sì, adesso questo è l'anno di Philadelphia. Con questo Se quinto qua deve arrivare fino in fondo. non Anche può anche ci sono squadre forse più forti come esperienze playoff, ovviamente, come Toronto e anche come gli stessi Boston hanno molta più esperienza ai forse playoff, completezza. Boston secondo me è la squadra più completezza. completa, Però l'ho detto sempre nei video in cui parlo dei Celtics, Boston è veramente completa, perché se tu vedi che un Tays fa 20 punti contro i Lakers anche stanotte, stanotte si sì, Tays ha fatto una esatto, è un giocatore prestazione. che parte dodicesimo uomo, cioè significa che è una squadra veramente E poi completa. abbiamo giocatori anche come Terry Rozier che all'improvviso ti fanno 19 punti dopo una striscia negativa Esatto, di. è un giocatore comunque che lo devi prendere com'è, devi prendere la serata, e se è in serata è un buon giocatore, se non è in serata può essere sicuramente un danno per tutta la squadra. E appunto Philadelphia però è quella che ha più esplosività, probabilmente quella che sarà una mina vagante e sarà dura da affrontare. E ora vediamo cosa porterà Butler a Philadelphia, che non è. E anche Harris Sì, che Harris, ma soprattutto Butler, penso, comunque che deve è avere il ruolo del. bellissimo, bellissimo giocare con 5 giocatori che ti possono fare differenza, ma devono comunque girare tutti insieme, non sarà Ma Butler facile. deve assumere veramente il ruolo del leader, Da quello che non è leader, riuscito esatto. ad assumere a Minnesota, E anche a Chicago, secondo me, e comunque dare quell'anno quello. con Wade e Rondo qualcosa non è funzionato. E dare quello che ha mancato l'anno scorso a Philadelphia, quando sono usciti con Boston. Ok, allora adesso parliamo invece di Milwaukee che ha fatto il colpaccio. Un'altra squadra che si rinforza, appunto. Miletic prende un giocatore che Miletic, viene con 17 punti di media. abituato a giocare dalla panchina, apre Esatto. anche Nell'ultimo anno ha lui. fatto una grandissima serie playoff contro Portland, Sì, davvero anche leader. lui alla grande, comunque, che apre il campo, come ormai alla Ryan Anderson. In una squadra in cui c'hai un Giannis Antetokounmpo che entra e scarica il pallone, Sì, può esatto. fare la differenza. Thon Maker era un centro che probabilmente Molto troppo troppo atipico. atipico. Cioè, era un centro anche lui vecchio stile,
Aveva un buon gioco post, però è poster. troppo abituato a giocare forse da fuori e E troppo e Milwaukee non poteva aspettarlo. era un giocatore anche scelto da Jason Kidd. Esatto, ma secondo me proprio Milwaukee non poteva aspettare la crescita, perché Milwaukee deve sfruttare questa stagione dove si trova al primo posto, dove sta dominando, e quindi serve un giocatore pronto che sa giocare i playoff, che ha l'esperienza di Milwaukee per giocare i Quindi playoff. col cambio di Jason Kidd, con appunto Mike Budenholzer. la necessità di avere giocatori già pronti ai playoff, e Sì, possiamo no, ma capire questa scelta. è una scelta secondo me giusta. Va a Detroit, giusto? E appunto Esatto. va a fare la riserva di Drummond, e appunto potrà molto imparare da Drummond, che comunque Sì, conosce. ma è un giocatore comunque che secondo me se gli lasci il tempo di crescere, perché è un giocatore comunque troppo, troppo giovane, acerbo, e che però ha dei fondamentali incredibili. E E percorso inverso, Steven Johnson che giusto? non convinceva, in scadenza di contratto quindi, e devi ricevere qualcosa se non vuoi perdere a zero. E stesso discorso di Bobby Portis. Steven Johnson finisce a New Orleans, E questa è una grande presa di New dei Orleans. Pelicans, che E prendono anche 4 seconde scelte. scelte, esatto. Innanzitutto si stanno cercando di assicurare un futuro senza Davis. Sì, Questo è perché di l'hanno capito che Davis a fine stagione andrà via. E prendere appunto comunque Steely Johnson, che non aveva convinto e non trovava più spazi a Detroit, può essere una scommessa, e secondo me sarà una scommessa vincente. Steely Johnson deve giocare abbastanza Deve per esprimere il giocare suo comunque, sì. potenziale, E e non ha, fino adesso non ha a convinto e Detroit quindi. quest'anno non è riuscito a trovare spazi. Gli anni scorsi aveva più minuti, ma era ancora acerbo probabilmente per Esatto, aveva l'NBA. fatto anche una serie playoff con i Pistons contro i Cleveland, poco, Performante. e anche fortunato perché fu un 4-0 secco, però diciamo che i Pelicans possono essere un futuro abbastanza roseo per Stanley Johnson. Diciamo che è tutto questo quello che è successo ieri. Sì, poi tra le altre bisogna ricordare anche lo scambio con Monroe. Ok, Greg Monroe Monroe che è che sta finito, ritornando ai Raptors, esatto, appunto l'Under è Raptors è finito finito a a Brooklyn, ma Brooklyn. Brooklyn Secondo me è un l'ha giocatore tagliato. comunque perso, Greg Monroe. Già visto l'anno scorso a Boston, esperienza personale, basta. Greg Monroe veramente è stata la delusione. L'anno scorso ero veramente felice quando l'avevamo firmato. Era un giocatore che pensavo potesse fare il salto di qualità, ma difensivamente è fermo. Sì, Toronto l'ha firmato, cioè, l'ha fatto giocare in qualche partita, però. Moro difficilmente si adatta alla nuova NBA, un nuovo sistema di Esatto. gioco, in quanto rimane fermo sui blocchi, non riesce a cambiare, a differenza come può fare una Horford, o comunque può fare una Enes Kanter, che già non è un grande giocatore difensivo, ma è molto più veloce, si adatta di più al Esatto, pick and roll esatto. e agli scambi. E ultima cosa, arriva Melo? Arriva Sì Melo o o non arriva no? Melo? Questo è Si il dubbio pensa analettico. che arrivi È una perché scommessa. Pelica e Melo sono stati visti in un pub a Los Angeles, però Melo per firmare vuole garanzie sui minuti. Melo si vuole garanzie sui minuti, e questo è il più grande problema. Perché io non vedo Melo condurre una second unit, sinceramente. Penso Quindi che devi recuperare Melo, devi recuperare il Melo di New York, però sì, recuperare il Melo di New vuol dire York. dargli il posto da titolare, però a Los Ok. Angeles ci abbiamo già molte alle piccole. Ingram, che Ok. sta già giocando da guardia. Difficile, difficile Difficile, operazione. difficile operazione, e soprattutto difficile prevedere il risultato, perché Però è anche comunque. difficile dire no a un giocatore come Carmelo Anthony, Esatto, che si esatto. cercherà fino all'ultimo di recuperarlo, almeno perché comunque è un giocatore che ha dato tantissimo all'NBA, è comunque un'ultima possibilità, secondo me è giusto Potrebbe darla. anche essere che si giochi con un quintetto piccolo ma un po' più pesante, quindi con Melo da 4 e Ma LeBron da 3. Melo o LeBron da le condizioni 4. fisiche sono buone, perché Sì. comunque i video che escono sul web si vedono di un Ma nei video Melo. che escono dal web anche Ben Simmons sapeva tirare Sì, da 3. ok, Ma però dico la quest'estate. forma fisica Forma non fisica sembra sì sembra buona. ottima, perché a Houston si è rappresentato un po' in forma non smagliante. Sì, giusto, non ha trovato i suoi spazi, non ha trovato un coach D'Antoni con Che cui lo aveva già Melo era allenato, adatto, però però non. forse non è entrato nel sistema. E Sì, già con D'Antoni aveva avuto alcuni poi screzi. uscire dalla panchina forse non era Sì, stata la sua non è, sì, non forse. era stata. Credo che quando si è andato a Houston Non era non stata pensava di di partire uscire dalla dalla panchina panchina. e forse non era la scelta che si aspettava da D'Antoni, visto che era già stato Se allenato. Melo ha imparato da questa esperienza, cioè di essere meno prima donna e più un supporter, forse può
può essere veramente perché, un giocatore che fa questa la differenza. È l'ultima, abbiamo detto, possibilità. Dopo sì, cosa sì. rimane? Rimane l'Europa o la Cina? No, ma può anche rimanere squadre di basso calibro comunque, cioè squadre di media classifica che cercano comunque un colpo affidandosi a me, lo so, okay. più che Europa e Cina. Già vedo lontano l'Europa perché il contratto Melo comunque vuole il suo contratto. Sì, beh, ovvio, ovvio, comunque è un giocatore che alla sua età però non è che sia ancora a fine carriera, secondo me, come... cioè può dare ancora tanto, secondo me. Sì. Quindi ragazzi abbiamo finito, abbiamo fatto questo commento all'NBA, questo mercato, ultimo giornata di mercato NBA, e adesso diamo spazio finalmente al campo, basta rumors per un po', fino a giugno parla il campo. Sì, ora si vedranno come incideranno appunto questa trade della deadline. Quindi ragazzi, spazio al campo, comunque l'NBA torna su The Man on the Sport la settimana prossima, sempre mercoledì o giovedì, lo spazio dedicato all'NBA, commenteremo i risultati. Io ringrazio Matteo per questo grandissimo video. Grazie per avermi invitato. E alla prossima. Speriamo di vederci presto. Ecco ragazzi, allora per questo video è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like. Iscrivetevi ragazzi al canale, seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video.